Eccola! Allora, vi stavo dicendo alla fine del video precedente di questo mascara che è durato veramente pochissimo, quindi non mi resta che andarlo a ricomprare per vedere se durerà di più. Per capire perché questo mascara, vi stavo dicendo, era perfetto già appena aperto me lo davo ed era perfettamente, si è bloccata l'immagine un attimo, era perfetto già come un mascara dopo almeno una settimana, 10 giorni di utilizzo. Sapete che col tempo migliora, no? Entra un po' l'aria, si impasta un po'. Questo era già perfetto, quindi mi è venuto il dubbio che qualcuno l'abbia aperto. Vabbè, a parte questo discorso, vi ridico il nome: The Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Andate a comprarlo, provarlo perché è super. E ho fatto anche delle storie dove lo provavamo insieme ed faceva delle ciglia bellissime. In questo momento su ho quello di Astra, che come vedete a fine giornata è un po' colato. E anche il correttore non è bello pieno nonostante sia stato fissato. Vabbè, poi ne parliamo di questi due prodotti in modo approfondito più avanti se vi va. Poi, allora, questa non mi ricordo più se ve ne avevo parlato o no nei video determinati. Forse sì, però volevo rifarvela vedere perché quando ho fatto il video delle acque termicellari, no, sì, micellari degli spray per il viso, questo mi sono dimenticata di metterlo e secondo me l'avevo lasciato nella confezione di terminati proprio per mettercelo, però mi sono dimenticata. Quindi questa è la Hydra Mist Dux Watermelon Made in Italy di Eterea. Sapete che non mi è piaciuta, l'inci mi è piaciuto e avevo delle altissime aspettative visto l'inci, ma assolutamente non mi ha convinto. Adesso io il pack lo tengo anche perché ha uno sporsino abbastanza valido, quindi vorrei provare a riciclarlo per metterci dentro qualcos'altro, anche quando capita che magari io e qualche amica ci scambiamo, dividiamo parte dei prodotti. Non mi è piaciuto perché io sul viso non ho visto né attenuare la sensazione di tiraggio, le poche volte che mi capitava magari di fretta di non struccarmi proprio in modo perfetto, non attenuava la sensazione di tiraggio, non insomma, non illuminava, non, insomma, non, per me non faceva niente. Non mi è proprio piaciuta assolutamente questa mist, ma proprio proprio zero, 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 zero. Quindi forse anche per quello non ve l'ho messa nel video, mi sono dimenticata forse anche per quello di metterla nel video dei miei spray che utilizzo per il viso, perché non essendomi piaciuta non mi è proprio neanche venuta in mente. Invece quelle che ho recensito là, sì, e poi non è neanche una mist a buon mercato, quindi ancora per un po' il tappo, vabbè. Non è neanche una mista a buon mercato da dire, sì, ci spendo un po' di soldi, ma no, anzi, viene anche un po' nervoso quando compri un prodotto che non ti piace per niente e gli hai pagato anche abbastanza. Piuttosto, se volete una mist low cost, vi consiglio quella di Naobei, piuttosto, che non ha un inch anche piuttosto buono. Poi, ultimo ma non ultimo, no, ultimo prodotto. Mettiamo qua dentro che qua si ricicla, tanto qua ho già visto che dall'odore che fa, e poi l'odore è terrificante, stavo pensando dentro di me, ho detto che la tengo, ma in realtà non la terrò perché adesso mi sovviene la puzza che faceva che non mi è piaciuto. Comunque, perché Eterea non mi odi, anche se credo che non vedrà assolutamente questo video, ma perché Eterea non mi odi, devo dire che i campioncini che mi hanno mandato di siero e di crema mi sono piaciuti veramente, veramente, ma veramente tanto, quindi evidentemente, probabilmente sono io che non apprezzo il prodotto. Adesso so che c'è anche un altro tipo di mista, ma in caso ho tanti spray, quindi c'è anche l'altra mista antiossidante che probabilmente sarà, spero, meglio di questa. Poi ho finito questo scrub che mi è durato veramente poco tempo, 4-5 applicazioni al massimo. Scrub per il corpo esfoliante di Delidea. Io e Delidea non andiamo d'accordo perché io ogni tanto provo a usare qualche prodotto di Delidea, ma purtroppo non mi piace, non mi piacciono. Questo mi aveva catturato l'inci perché all'interno c'era l'argan e il dattero del deserto. E quindi io pensavo un bello scrub per il corpo, bello burroso, bello nutriente. In realtà è uno scrub molto molto leggero,
con dei granellini delicati, il che ci può anche stare, ma è proprio la texture, è la cremina che tiene insieme il tutto, che è troppo blanda, troppo leggera, non mi è piaciuto. Comunque, è certificato Natru, scade a 12 mesi dall'apertura, sono 200 ml di prodotto, e questo bellissimo pack ho visto che se fate così, scusate il casino che farò ora, no, pensavo facessi è molto bello da tenere se dovete tenere qualche scrub, qualche cremina, se dovete fare dei paciughini vari vostri. L'odore comunque è buono, anche se l'odore mi è piaciuto, però ci sento quella punta di pungente, di profumo da tipo da dopabarba da vecchio, da diversamente giovane, scusate, che dopo dite che, boh, non lo so. L'odore non mi ha convinto, io sapete, avrete capito, no? Che sono un po' difficile, però il pack è veramente carino e lo terrò, però il prodotto non lo riprenderò. Ve lo trovate in questo packaging, mi sono tenuta la scatolozza da farvelo vedere, che è anche molto carina. Invogliamo anche questa l'acquisto, dove diceva scrub corpo esfoliante, l'inci mi è piaciuto abbastanza, me lo aspettavo proprio, vabbè. Nickel test, dermatologicamente testato, solo ingredienti naturali, di derivazione naturale e naturali identici, no OGM, pesticidi, profumi e coloranti naturali, no donatori di formaldeide, non c'è solo di formaldeide, sarebbe la traduzione, con ingredienti biologici. Quindi oltre che essere certificato naturale, ha anche degli ingredienti bio, perché dopo vi spiego una cosa. Vabbè, se volete curiosare andate sul sito www.dell'ideabio.com. Stavo guardando l'inci, vabbè, questo è l'alcol buono, l'inci non è neanche malvagio, però, ma a parte che c'è degli stettini qua verso, anche più verso il basso, che potevano tenerli un po' più lunghi. Poi c'è anche lo squalene, io amo lo squalene, forse anche per quello l'avevo comprato, adesso non mi ricordo perché ce l'ho in casa da parecchio tempo. Niente ragazze, questo è tutto. Ah, vi stavo dicendo, sento moltissime persone che dicono: ho comprato, è bio, è bio, è bio, è bio. Ma essere bio, ve lo ripeto, ve l'ho già spiegato in un altro video, essere bio ed essere certificati naturali non necessariamente vuol dire la stessa cosa. Cioè, c'è il prodotto da profumeria che non ha l'inci verde, che non ha certificazione, che può avere degli estratti bio. Pensiamo per esempio, non so, al latte detergente della Siennatru, al latte d'asina. Non è di certo certificato naturale, non è un inci perfettamente verde, però ha cioè, la certificazione biologica, nel senso che ha degli estratti bio all'interno. E di solito trovate c'è un simbolino, adesso non ricordo più bene che cosa c'è su quel packaging là. Comunque è bio. Gli estrattini tipo il latte d'asina è bio. E invece c'è il prodotto certificato naturale. Cosmesi naturale certificata, che vuol dire che all'interno c'è l'inci è verde e la certificazione significa che sulla confezione ci deve essere un bollino, come c'è per esempio, aspettate, qui Icea, vedete per esempio, non so se riesco a farvelo vedere qua, Icea, che è l'Istituto di Certificazione Etica Ambientale, che vi permette di capire che all'interno di questo prodotto non ci sono schifezze, passatemi il termine schifezze, e non ci sono anche, non basta dire schifezze, ma per esempio vi garantisce che, non so, gli estratti che ci sono all'interno, per esempio, non siano trattati con radiazioni ionizzanti, il che non è poco. Infatti, quando mi chiedono, ho fatto anche un video dedicato, lo dico per le nuove iscritte, perché l'avevo già detto anche in altri video, e c'è un video, andate molto indietro, dove io vi spiego perché io preferisco il prodotto certificato naturale rispetto a un prodotto naturale con inci verde, anche se perfetto, non sono la stessa cosa. La certificazione è una cosa importante, e ricordo molte ragazze che mi hanno scritto: oh, la certificazione la pagano. Sì, è vero, la certificazione la si paga, ma non la si compra. E con questo è tutto, niente, ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Spero che questo video dei terminati vi sia piaciuto, perché c'erano tante cosine nuove, ci tenevo a farvelo vedere, anche se sono dovuta andare un po' di corsa, perché purtroppo oggi è domenica pomeriggio, sono ancora vestita da lavoro, perché lavoro sia il sabato che la domenica che
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì sono a casa solo il lunedì e domani venivano a prendere la plastica lunedì mattina e io non ce la facevo a registrare il video stanotte, cioè lunedì mattina all'alba, quindi ho detto no, sa mai che vengano presto, bisogna che registro adesso. Grazie della compagnia che mi avete fatto e scusate le sembianze un po' stravolte, capelli, trucco. Diciamo trucco, anche se qui è colato tutto con la nebbia e il freddo, siamo un po', vabbè, sto cercando cosmetici un po' più performanti. E niente, ci vediamo presto perché ho tante cosine da farvi vedere. E non so in che ordine andranno i video, comunque in questo periodo dovreste aver visto il video di Sephora con delle idee regalo, con gli sconti del Black Friday, il video di Bissol degli sconti del Black Friday, anche quello. Non vi ho ancora registrato il video del calendario dell'avvento, ma ho deciso di non registrarlo, ma di farvi il video del siero che ho comprato quando avrò finito di utilizzarlo e se abbiamo tempo ogni tanto su Instagram spacchettiamo insieme qualche casellina del calendario dell'avvento di Bissol. Niente ragazze, questo è tutto, io vi mando un bacio, vi do le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete, seguitemi su Instagram, mi commentate, spolliciate e ci vediamo presto. Ciao a tutte!